Allora, stiamo facendo questo esercizio. Allora, come si esce da questa situazione? Nel senso che se io qua ci vado a mettere 1 su x, questa non è qui, insomma. Si esce così, molto semplice. Allora, supponiamo per esempio che t sia lontano da 0. Per esempio che t sia maggiore di epsilon. Ok? Sia maggiore di epsilon. Allora, che cosa succede? Quando nella tutta questa roba qui, questa è minore o uguale di 1 su epsilon. Ok? Perché stavolta tutto questo era minore di 1 su x. Diciamo fino a che x non è epsilon. Per quale motivo? Perché con la funzione, questa funzione qua c'aveva il massimo a modulo t uguale a i, a t uguale x. No, io voglio che, vediamo un po', supponiamo che la t sia maggiore di epsilon, perché io l'integrale lo devo fare fino a 0. Allora andiamo a vedere che succede. Io so che questa è più piccola pure f di x t per ogni x, è più piccola anche di 2 su t, o no? Se t è positivo, ed è più grande di meno 2 su t, e quindi questa qua è minore o uguale di 2 su x. Qua la trascuro la x, e quindi ho ottenuto che è minore o uguale di una costante. E questo va bene per maggiorare, perché una costante, per quanto grande, integrata da 0 e 1 mi dà un risultato finito. Quindi cosa posso dire? Questo ragionamento lo posso ripetere per ogni epsilon. Quindi questo cosa mi dice? Mi dice che sicuramente questa funzione f è c1 su r meno 0, e mi dice anche che f' di t è uguale a 2 arco tangente di 1 su t per t diverso da 0, che era l'integrale che avevamo derivato sotto il segno integrale. Ora però questa funzione qua f' di 0 guardate, se io derivo sotto il segno di integrale l'integrale tra 0 e 1 di 2t fratto x quadro più t quadro in dt per t dx per t uguale a 0, e questa è l'integrale di 0 e fa 0. La f di t, mentre la f primo di t, scusate, per t che tende a 0 non tende a 0, perché questa tende a seconda se ci tendo da sinistra o da destra, tende a meno più di greco mezzi, perché
se ci tendo da sinistra, questo tende a due arcotangenti, uno su t se ne va a meno infinito, quindi scusate, pi greco, cioè il 2, quindi 2 pi greco mezzi fa meno pi greco da sinistra e più pi greco da destra. Quindi noi sappiamo che la derivata non ha limite in zero. Sicuramente questo ci dice che la derivata, diciamo, per calcolare la derivata in zero, questo non vuol dire ancora che la derivata non esiste in zero. La derivata deve esistere in zero, devo calcolare con il limite del rapporto incrementale. Però in ogni caso, eppure esistesse, non è continuo, non può essere continuo. Quindi la funzione non è C1. Quindi questo qua, questo esempio è stato fatto proprio per far vedere, il senso di questo esercizio era proprio quello di far vedere che se non sono soddisfatte le ipotesi, la tesi può non essere soddisfatta. Questo non è C1 su tutto R. Ok? Questo è questo esercizio qua. Poi, diciamo, se vogliamo perdere un po' di tempo, possiamo anche andare a vedere se ci sta F' di 0 o no. Siccome per vedere se ci sta F' di 0, F di 0 è finito, perché qua mi viene integrato da 0 e 1 di 2 logaritmo x che è finito, diciamo di 2 logaritmo x che è finito. Sicuramente la funzione è continua. Guardandola così direi pure che è derivabile, la derivata fa 0, però va dimostrato, insomma. Ci dovrebbe prendere un po' di tempo. Quindi potrebbe anche valere la formula di derivazione sotto i segni integrali in quel caso, però questo non dico, perché se non soddisfatte le ipotesi, la formula può valere, può non valere. Quello che sicuramente non vale è che la derivata prima sia continua. Quindi effettivamente, che era una conclusione del teorema precedente, quindi il teorema in questo caso non è possibile applicarlo. Infatti la, diciamo, se al variare di, diciamo, di ogni t quelle funzioni non sono equisommabili. Ok, questo per quanto riguarda questo primo esercizio. Andiamo a vedere l'altro, se presenta difficoltà analoghe. Stavolta se io voglio fare F' di t, questo è uguale all'integrale tra 0 e pi greco, cioè vogliamo vedere se è uguale all'integrale di sen x su x per x e alla t x. Io sto derivando rispetto a t, quindi effettivamente qui non ho problemi di integrazione, almeno se t in valore assoluto è minore o uguale di m, x in valore assoluto è minore o uguale di m pi greco, e sen x per e alla tx in valore assoluto è minore o uguale di e alla m pi greco. Ma questo è minore o uguale di m pi greco, questo è minore o uguale di e alla m pi greco, questo è minore o uguale di, che è una costante integrata su un intervallo, quindi sono, e non dipende più né
cosa posso dire? Posso dire che sicuramente la funzione, la mia funzione è C1 su tutto meno mm. Questo vuol dire che in realtà è C1 su M. F, perché diciamo la continuità e il fatto di essere C1 sono comunque fatti locali. E quindi C1 su meno mm per ogni M, e quindi su tutto R. E vale sicuramente questa condizione. Oh, questa integrale qua mo si fa. Perché se io devo fare l'integrale tra 0 e pi greco del seno di x per e alla tx in dx, questo qua è uguale a e alla tx integrato su x fratto t per seno di x valutato tra 0 e pi greco meno vediamo un po' meno l'integrale tra 0 e pi greco di cosen x su t e alla t x. Allora questo qua intanto fa 0, perché seno di x in 0 fa 0 e in pi greco pure fa 0, uguale, continuo qua, qui abbiamo meno 1 su t quadro e alla tx per coseno di x valutato tra 0 e pi greco. Poi abbiamo meno integrale da 0 e pi greco di 1 su t quadro seno di x e alla tx. Perché meno, qua mi dovrebbe venire più, diciamo, dovuto alla derivata del coseno, un altro meno, quindi dovrebbe venire più, però poi c'è il meno dell'integrazione per parti, quindi viene un'altra volta meno. Quindi, portando questo al primo membro, io trovo che, se questo lo chiamo A, trovo che A per 1 più 1 su t quadro è uguale, almeno se t è diverso da 0, se t è uguale a 0, questo è uguale a 0, no? Che integrale del segno. A per 1 più 1 su t quadro. Adesso devo valutare questa funzione qui, quindi mi viene meno 1 su t quadro per e alla t pi greco per meno 1, quindi più, poi viene in 0, e alla 0 fa 1, coseno di 0 fa 1, viene più 1. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se ho fatto le valutazioni correttamente. Allora, e alla t pi greco, coseno di pi greco fa meno 1, per meno 1 fa 1. E quindi questo è giusto. Poi e alla 0 fa 1, coseno di 0 fa 1, c'è il meno, ma c'è il meno davanti perché siamo sull'esterno basso, e quindi fa 1 un'altra volta. Va bene. Adesso semplificando dovrebbe venire che A è uguale a e alla t pi greco più 1 fratto t quadro più 1. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ho fatto bene i conti, giusto? Allora, se ho fatto bene i conti, però vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa prima, cioè almeno a dire perché.
Se questa è la derivata, questa è la derivata, in 0, in 0, questa derivata fa 1, va 1. Quindi, mentre noi invece... se qua ci metto 0, sì, però no, fa 2. Fa 2 e questa fa 2. Sì, sì. Abbiamo sbagliato. Scusate, questo non faceva 0, ovviamente non era. Era sì, integrale del seno tra 0 e pi greco, non del cosino. E vabbè, vedete che torna. Vedete che torna e qua, diciamo, teoricamente ci poteva stare un problema, nel senso che se qua ci metto 0, quindi qua mi viene 1, qua ottengo sen x su x. Sen x su x non è una funzione sommabile. Quindi questa qui non è equisommabile rispetto alla t. Queste funzioni qui, questi integrali qui che mi danno questa funzione qui, non sono equisommabili rispetto alla t. Ok? Però la derivata sì. Che la derivata e noi in realtà, diciamo, se il ragionamento è corretto che abbiamo fatto prima, non abbiamo sfruttato quando siamo andati a dimostrare la teoria della cima. Effettivamente qua, diciamo, la cosa torna, anche se sì, scusate, ho detto male qua. Questa è equisommabile, non sarebbe equisommabile se andasse a infinito. È equisommabile perché qua andiamo a diciamo, c'è il problema solo in 0 e per x che tende a 0 questo va a 1. Quindi non ci stanno problemi, non ci sta nessun problema. Stavo a pensare mo se aveva è automatico che quella debba essere equisommabile, però se lo volevamo dimostrare non possiamo maggiorare questa con 1, dobbiamo tener conto del fatto che questo è più piccolo di 1 per ogni x, quindi questa la dobbiamo maggiorare con e alla tx, che possiamo maggiorarla con e alla pi greco di x, per esempio. Vabbè, vabbè, stavo prendendo. Quindi l'esercizio funziona perfettamente. Va bene, andiamo a vedere invece quello che un caso che ci interessa di più del teorema che abbiamo dimostrato nell'ora precedente. Il caso che ci interessa di più è questo. Allora, questo qui, noi abbiamo una funzione, per esempio, di due variabili, cominciamo con il caso, cioè, questo è il caso che ci interessa veramente. Allora, che è definita così.
abbiamo, prendiamo T, un insieme normale, se vi ricordate, un insieme normale rispetto all'asse X era definito come l'insieme delle X T, chiamiamola T per seconda variabile, tanto possiamo chiamarla Y, T come ci pare. Allora, tale che X era compreso tra A e B e la T è compresa tra alfa di X e beta di X, alfa e beta le prendiamo di classe C1 su AB. Dipende, se noi vogliamo la funzione la vogliamo solo continua, basterà una continua. Se la vogliamo C1, cioè C1. Chi è adesso la nostra funzione? Noi andiamo a fare allora l'integrale tra diciamo alfa di x e beta di x di f di xy in dy, e questa funzione la chiamiamo f grande di x. Questa funzione dipende solo da x. Allora vogliamo sapere come si fa f grande primo di x. Quando ci sta questo f grande primo? Allora io che cosa, quali sono le ipotesi che mi serve? Mi serve prima di tutto che possa fare una derivata qua sotto il segno di integrale, però vedremo che non sarà l'unico termine, perché c'è una dipendenza da x anche qua e qua. Però ci vuole che esiste df in dx, diciamo f dx di punto y, io sto integrando nella y, attenzione che qua ho scambiato, cioè i nomi sono scambiati, quindi avrei fatto bene a chiamare questa t, ok? Perché t è quella nella quale devi derivare, ok? Quindi facciamo, innanzitutto facciamo così, questa qua chiamiamola y e la y è quella nella quale integri e la x è quella, è quella che sta, diciamo, giocando il ruolo della t, in realtà è la x, non è la y. Quindi questa deve esistere per quasi ogni y appartenente, diciamo, supponiamo che questo sia contenuto in un bel intervallo i, questo è contenuto in a' o b', per c' d', per quasi ogni y appartenente a c' d'. Per non metterci una cosa che dipende da x, no? Ok. E poi ci vuole che tutte queste funzioni df in dx di xy siano minore o uguali di g di x. Per ogni x appartenente ad AB e per quasi ogni y appartenente
Questo è quello che ci vuole. Non è tantissimo. Non è tantissimo. Per esempio, se stiamo parlando di una funzione continua, se queste qua sono se questa qua è una funzione continua, è minore o uguale a una costante. Se diciamo se prendo diciamo su tutto t e su per Weierstrass t è un insieme chiuso e quindi a quel punto sicuramente è tutto vero. Quindi basta, per esempio, quella è una chiara condizione sufficiente, però ce la potremmo cavare anche in altri casi in cui basta questo, insomma. Ok? Allora, qual è la formula alla quale vogliamo arrivare? La formula alla quale vogliamo arrivare è questa qui. F' di x è uguale a f di x beta di x beta primo di x meno f di x alfa di x alfa primo di x più l'integrale tra alfa di x e beta di x più l'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x della derivata rispetto derivata di f rispetto a x di x y. Questa è la, quindi quantomeno dobbiamo avere anche che la funzione f è continua. Su t. Aggiungiamo che f sia continua. Questo non per far funzionare il teorema fondamentale, diciamo il teorema di prima, ma perché poi vedremo quelle diciamo allora si deve poter scrivere come un prodotto di composizione. Allora, qual è questo prodotto di composizione? Allora, io ho la funzione che a x associa x alfa di x beta di x. In verità questo discorso, vabbè, noi facciamo pure che x stia in R, però in realtà x potrebbe stare in Rn. L'importante è che è la x che deve stare su un intervallo. Però per non confondere le idee, supponiamo che x stia in R, x appartenga da B. Se continuiamo, poi prendiamo questa funzione qua, noi abbiamo tre variabili stavolta, x, u e v, e associamo queste tre variabili l'integrale tra u e v di f di xy di x. E questa qua la chiamiamo g grande di x. Allora, v, u e v
li prendiamo tra C' e D', perché avevamo comunque detto che quello stava la definita in un rettangolo. Adesso in realtà non c'è bisogno di un rettangolo, basta che contenga qui, però insomma per non diciamo perdere tempo inutile inutilmente poniamo questo. Allora che succede? Prendiamo questa funzione g, noi questa funzione g possiamo fare tre derivate iniziali. Allora, derivata g rispetto a x calcolata in x v, questa chi è? È l'integrale esteso a v di df in dx xy di x. Ok? E questa è perfettamente definita ed è pure continua se sono soddisfatte queste ipotesi, perché stavolta u e v sono parametri fissi. Poi abbiamo altre due derivate. La derivata di g rispetto a v calcolata in x u v chi è? Questa è una domanda semplice, questa è l'analisi 1. Se io devo derivare tutta questa roba rispetto a v, scusate, tutta questa roba rispetto a v, che devo fare? Vedete, u è fisso, x è fisso, sto integrando una funzione della y di y fino a v, derivo, ok? No. Teorema fondamentale è calcolo integrale, la funzione stessa, calcolata in v. Cioè, viene f di x v. Però per poter derivare ci vuole che la f sia continua. Quindi questo è il motivo. La continua. Infine, dg in du, calcolato in x, u e v, quanto fa? Questo mi potreste rispondere adesso, Non fa f di x u, fa f di x u meno, perché è l'estremo basso. Per portarlo all'estremo alto devo scambiare l'integrale. Quindi andiamo a vedere qual è la situazione. Allora io ho una funzione, questa è, la chiamo phi di x. Chi è la mia funzione f di x? F di x, cioè l'integrale tra alfa di x e beta di x di f di x y in dx. Chi è? Non è proprio g di phi di x. Se io faccio g di phi di x, se io ci metto al posto di x u v ci metto x alfa di x e beta di x, questo. E allora a questo punto come si fa, se quelle sono le derivate, come si fa f' di x? Uno potrebbe dire ma quelle non sono funzioni da R in R. Questa va da R in R3, questa va da R3 in R. Vero. Però noi abbiamo fatto anche la regola dello jacobiano dell'applicazione composta. Non solo quella l'anno scorso della derivata della funzione composta. L'abbiamo fatta qualche giorno fa. Come si fa lo jacobiano della funzione composta? Allora, tu c'hai una funzione, la prima funzione va da R in R3. La seconda va da R3
in R. Allora, chi è lo jacobiano di questo? Il gradiente. E come si fa il gradiente? Si fa andando a vedere le derivate, quindi devo mettere integrale. Dove devo calcolare il gradiente? In fin x, quindi devo mettere integrale tra alfa di x e beta di x di df in dx xy dy, questa è la derivata rispetto a x. Ci ho messo alfa di x e beta di x. Poi ci devo mettere f di x meno f di x alfa di x, e ho messo la derivata rispetto a u calcolata in x alfa di x, e poi ci devo mettere f di x beta di x, che è la derivata rispetto a v. Ma questo jacobiano va moltiplicato per lo jacobiano di phi, lo jacobiano di phi, attenzione, non è un gradiente, perché qua c'è una variabile, ma è un vettore di derivate. C'ha tre componenti, la funzione c'ha tre derivate. Le derivate sono 1, alfa primo, beta primo. Queste sono le derivate di φ. Lo jacobiano, la funzione composta, si fa il prodotto di jacobiano. Ma questo prodotto è il prodotto scalare di questo vettore e questo vettore. Quindi questo qua non è altro che questo si scontra con beta primo, quindi questo per beta primo meno questo per alfa primo meno f di x alfa di x alfa primo di x, perché si scontra con alfa primo, più questo integrale. Quindi la derivata di questa funzione si fa tranquillamente, però c'ho bisogno di tre pezzi, perché è una funzione composta e perché abbiamo applicato le regole A di derivazione della funzione composta, B di derivazione sotto il segno di integrale. È chiaro? In realtà, se x fosse un vettore di variabili, la y è sempre una variabile, perché alfa di x e beta di x sono stati netti. Se no la formula si complica. Ma se x è un vettore di variabili, quindi se x sta in Rn, qua c'è la derivata di f rispetto a xj, qua c'è la derivata di f rispetto a xj, e qua c'è sempre la stessa cosa. F di x, alfa di x, alfa primo di x. Attenzione che però, invece di avere alfa primo, ci avrai derivata di alfa rispetto a xj, ok? Perché stai muovendo solo a xj. È chiaro che, diciamo, qua il vettore è più lungo, e però avrai tanti zeri e ci sarà soltanto la derivata rispetto a xj che diciamo conta, perché tu stai muovendo soltanto la xj. Va bene, ok, vediamo un po' che riso. Ok, allora facciamo la pic.